Il 25 aprile è festa nazionale in Italia per ricordare la liberazione della penisola dalle forze nazifasciste avvenuta nel 1945. Circa 7 mesi prima, a Cattolica, gli alleati erano entrati vittoriosi rompendo la linea gotica. Erano visti come portatori di pace e democrazia, al contrario di quanto gli italiani stavano vivendo in quel periodo. Vorremmo raccontare una particolare vicenda che ha riguardato proprio il comune di Cattolica, durante quei giorni tra il 44 ed il 45. All'atto della liberazione del nazifascismo, in tutti i comuni italiani del centro-nord, i partiti che avevano operato nella clandestinità, tra cui Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano, riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale, assunsero tramite rappresentanti locali il potere politico nelle città, in accordo e talvolta in disaccordo con gli ufficiali alleati posti dall'autorità del governo nelle città, con ciò volendo concretamente manifestare la capacità politica ed amministrativa del popolo italiano di assumere un governo del paese su basi democratiche ed antifasciste. A seguito dello sfondamento della linea gotica, il 3 settembre 1944, quando gli alleati entrarono a Cattolica, fu immediatamente presentata loro dal CLN locale una situazione politico-amministrativa già strutturata, avendo nominato sindaco Giuseppe Ricci, comandante del distaccamento della Valconca della 29esima Brigata Garibaldi e con esso l'intera giunta municipale. Gli alleati, tuttavia, non accettarono tale situazione di fatto e, una settimana dopo, il CLN fu da essi destituito di ogni rappresentatività ed il sindaco e la giunta vennero sostituiti da autorità. Al loro posto fu designato come sindaco il colonnello Gino Morbiducci, presentatosi al comando alleato con credenziali ritenute attendibili come comandante partigiano della banda Massi di matrice cattolica, escludendo così dalla nuova giunta personaggi legati al PC e al Partito d'Azione, ovvero i principali protagonisti della resistenza nella zona. Tale scelta lasciò interdetta tutta l'organizzazione resistenziale, che ignorava l'esistenza e l'attività di tale personaggio e del suo gruppo. Fu così deciso di avviare un'indagine riservata che, dopo un mese, si concluse con un formale atto del CLN che sanciva la non attendibilità delle operazioni militari dichiarate dal Morbiducci. Nonostante il parallelo riconoscimento da parte del comando alleato a livello nazionale, del ruolo del CNL, quale organismo di rappresentanza della resistenza, si continua ad avere a un livello locale un sostanziale rifiuto del suo ruolo politico nel governo delle città. Attraverso una paziente ed abile tessitura politica si giunse allo scardinamento di Morbiducci, il quale presentò le sue dimissioni nella primavera del 1945. Il tentativo del CNL di risolvere la crisi proponendo una nuova giunta e puntando nuovamente sul comunista Giuseppe Ricci, già sindaco per poche settimane nel settembre del 1944, non ebbe il successo sperato. Le autorità alleate non volevano accettare intromissioni, né tantomeno decisioni, da parte di un organismo che sostenevano non essere rappresentativo. La crisi di governo perdurò un paio di mesi ed ebbe una svolta drammatica a fronte della improvvisa ed arbitraria nomina a sindaco dell'ingegnere Rampini della DC, residente nelle Marche, e del conseguente ordine di scioglimento del CLN. Immediatamente quest'ultimo, con una lettera inviata proprio il 25 aprile 1945, annunciò le dimissioni di tutti i suoi componenti facenti parte della giunta comunale, rifiutandosi di avallare scelte estranee ad ogni logica democratica e rappresentativa. Rampini non avviò il suo mandato e come sindaco venne nominato definitivamente un altro candidato di gradimento del governatore alleato, ma questa volta approvato in seconda istanza anche dal CLN, del quale era stato per qualche mese anche il presidente, il liberale Angelo Salmaso. Da quel drammatico momento in poi il CLN fu definitivamente riconosciuto come interlocutore politico dagli alleati, anche se la loro preclusione politica verso il PC rimase forte fino alle elezioni del 46, anno delle prime elezioni, a seguito delle quali Ricci divenne sindaco e il CLN cessò di operare. È nel preciso contesto temporale di questa fase storica, ad offrirne uno spaccato vivido e originale,
che si colloca uno straordinario documento, un appunto scritto a matita su più pagine, attribuibile allo stesso Town Major Ingham, in risposta alle proposte avanzate dal CLN, ma privo di una corrispondente versione scritta a macchina. Un testo quindi privo di ogni ufficialità. La sua datazione risale alla primavera del 1945. Lei mi fraintende, perché io non le ho chiesto di eleggere un sindaco. Le ho chiesto invece, e chiaramente, i nomi di 3 o 4 persone tra le quali potessi raccomandarne 1 o 2 al governatore provinciale, che deve discutere della questione con il prefetto. E cosa ha fatto lei? Ha tentato di impormi una singola persona. Di conseguenza, con un moto d'ira, io le ho ordinato di presentarmi almeno altri 2 nominativi. Riconosco che lei mi ha fornito in effetti i 2 nominativi richiesti, che io ho inviato immediatamente a Forlì, unitamente al mio parere su di essi. Dopodiché non ho avuto più alcuna notizia, pur essendo io sempre disponibile a considerare altri nominativi. È pur vero che qualche nome mi fu sottoposto, ma, mi perdoni se sono stato frainteso, dopo averli considerati singolarmente sono pervenuto alla conclusione che ognuno di essi fosse contraddistinto dall'essere in qualche modo sottoposto a certe influenze che non consideravo né allora né oggi essere nel migliore interesse di Cattolica. Le condizioni sono assai difficili, i trasporti ed anche i generi alimentari scarsi. Questi fattori, unitamente alle esigenze belliche, che le vorrei rammentare sono sempre attuali, rendono le circostanze generali del tutto squilibrate e richiedono pertanto il sacrificio di molte cose che tutti noi riteniamo care. È questo essenzialmente un tempo in cui tutti devono lavorare uniti per il bene comune al fine di ottenere il massimo da quel poco che ci è concesso. Questo documento, per evidenti motivi di opportunità politica, all'epoca non era stato portato alla luce, almeno non in questa forma letteraria. Tuttavia, non è stato cestinato, rimanendo archiviato ed arrivato così fino ai giorni nostri. Testimonianza questa di come la storia non segua percorsi lineari, come anche tra combattenti per la libertà ci fossero contrasti e diverse ideologie, e di come la democrazia non è mai un dono, ma una conquista.